Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video vi faccio vedere un pochino di space che abbiamo fatto adesso che siamo saliti su, perché ci mancavano un sacco di cose. Se non erro, ne ho fatto già un altro, però non so se ve lo metterò prima o dopo di questo. Ma dato che stiamo approfittando per prendere qualcosina che ci mancava a casa, tipo tutto, perché veramente noi siamo scesi giù, abbiamo consumato l'inconsumabile, e quindi adesso abbiamo fatto un po' di spesa al Carrefour e all'Eurospin. Così, insomma, vi volevo far vedere un pochino che cosa abbiamo preso. Io alzando subito ci siamo rimessi un pochettino a riga, perché in questi giorni di feste abbiamo fatto, come lo posso dire, in una maniera delicata, schifo. Abbiamo fatto vabbè, no, vabbè, lo sapete che nelle feste si magna, e quindi adesso che siamo tornati stiamo ritornando un pochino nei canoni delle cose un po' più leggere, e quindi vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Allora, parto dalle cose Carrefour, così facciamo, insomma, ci togliamo da mezzo le cose Carrefour. Quindi da Carrefour abbiamo preso questi cosini qua, che sono due nel pacchettino. Praticamente li vogliamo assaggiare, 100% frullato veggie. Non li abbiamo mai provati, però per fare colazione, non bere sempre il latte la mattina, secondo me è una cosa buona. Questi sono mango, mela, zucca e carota. Quindi, insomma, vi farò sapere poi se ci piacciono o no, perché cercherò di conservare tutte le confezioni di modo che poi vi posso fare un video, diciamo, valutazione. Poi, la pasta, abbiamo preso questa Rummo. Voi lo sapete che noi amiamo questa pasta, e vi ho detto che stranamente qui al nord troviamo la pasta Rummo molto più spesso in offerta rispetto a cioè praticamente dove viene fatta. Quindi voi lo sapete, io sono delle zone di Benevento, la pasta Rummo si fa a Benevento e quindi vi dirò che stranamente è molto più difficile trovarla in offerta giù da noi che qua, perché di solito viene 1,06 euro, 1,10 euro la confezione. Qui la troviamo quasi sempre sui 70 centesimi in offerta. Quindi abbiamo preso sia questi qua, che sono i fusilli, poi abbiamo preso altri fusilli, diversi tipi. Poi questa mantiene tantissimo la cottura. Abbiamo preso ancora elicoidali, ecco. Poi cos'altro? Gli spaghettoni e le penne, queste qua. Quindi questa, vabbè, raga, noi pasta la mangiamo di solito solo a pranzo, e essendo solo in due vi dico che ci dura tantissimo, quindi ne prendiamo poca e buona. Poi andando avanti, sì, c'è anche un altro pacco di pasta. Sempre al Carrefour abbiamo trovato a 80 centesimi in offerta la Coca-Cola, questa qua a zero, che non è Coca-Cola, è Pepsi, ma tanto a me, cioè io la differenza onestamente sono sempre qui, non è che ce la sento, quindi abbiamo preso questa. Poi ancora farò un casino su questo divano io. Abbiamo preso poi questi frullatini qua, sempre per il discorso di prima, per variare un pochino con la colazione. Sono buoni perché questi sono come gli altri 100% frutta. Ecco, visto che il mio cellulare è un simpatico umorista, ogni tanto si stacca. Vi dicevo, praticamente, questi qua sono 100% frutta. Li avevamo già assaggiati, sono buonissimi. Questa è mela, fragole e lampone, mentre l'altro è gusto pera. Scusatemi se non vi dico tutti i prezzi, ma io solitamente cioè, tendo a mangiare lo scontrino, no, mi dimentico di prenderlo, quindi ma tanto noi ci facciamo una chiacchiera tra di noi. Mi ricordo però che quelli non erano in offerta e stanno sui meno di 2 euro a confezione, mentre questo qua era in offerta a 2,30 euro, ed è il salmone al naturale, questo nelle confezioni. Questo è proprio del Carrefour. Ne abbiamo prese diverse, così magari quando facciamo l'insalatona mista ci mettiamo pure un pochino di salmone per variare all'interno.
Quindi era un'offerta a 2,30 euro, di solito questo costa molto di più. Noi prendiamo quello del Lidl quando capita, perché quello del Lidl ha un buon prezzo, però ci siamo trovati là e l'abbiamo preso là. Poi abbiamo preso al reparto macelleria, spiedini, questi qua a 5,71 euro. Questi non li abbiamo mai provati, però insomma vedremo, vi faremo sapere. Poi abbiamo preso ancora queste fettine qua. Qui ci facciamo praticamente una cena, una fettina di questa qua ciascuno e insomma ci ceniamo io e lui con un po' di contorno e siamo a posto. Però la carne costa, regà, perché questa qua è, ogni fetta di questa è 298. 296, quindi sui 300 grammi di carne, ecco, c'è anche l'osso qua vicino, 5,32 euro, 5,36 euro. Ragazzi, quello ve l'ho detto, noi quello che abbiamo visto qua al nord, che ci costa tanto rispetto a giù, il pesce e la carne sono una salassata. Per il resto se può fa, insomma, quindi ditemi se, insomma, chi si è trasferito nota questa differenza. Io ho notato molta differenza proprio nell'acquistare la carne e il pesce. Per il resto siamo più o meno là, quindi sì, insomma è fattibile. Abbiamo preso la tagliata di petto di pollo, questa qua, 350 grammi. Non ricordo il prezzo, questa di solito è un'offerta intorno ai 3 euro. Anche questa la usiamo magari nell'insalata mista con un po' di contorno per la cena, o comunque per un secondo veloce. E quindi, oddio, questo qua in realtà è precotto, quindi va consumato abbastanza in fretta e comunque c'è qualche additivo, se non erro. Sì. Perché il 95% petti di pollo, poi c'è l'amido di patate, insomma un destrosio. Questo è, diciamo, l'una tantum. Noi preferiamo comunque comprare la carne, quella semplice, ecco. Però quando si va di fretta, diciamo che non è malvagia quella. E se non mi sbaglio. Ah, no, ecco qua. E poi abbiamo preso il merluzzetto, questo qua, Findus. Raga, c'è poco da fare, purtroppo questi cuori di merluzzo, questi qua. Sono, insomma, questi filettini qua sono buonissimi. Costicchia, perché questo qua mi pare che viene 5 euro alla confezione, però vi ripeto, raga, meglio mangiare poco e buono di qualità, quindi siamo solo in due e quando si trovano queste cose così anche in offerta, noi preferiamo prenderle così, perché questi con il sughetto sono buonissimi, cioè proprio, cioè è un'ottima qualità, ecco. Quindi, finito questa zona qua, vorrei iniziare con Eurospin. Vai Rosa, ecco Eurospin, vi dico che ci sta tantissimo qua dentro. Allora, Eurospin, vi faccio vedere prima le cose che abbiamo preso così, insomma, fresche. Allora, abbiamo preso questi hamburger. Allora, io non ci vado tanto appresso, questi qua piacciono di più al santo subito. Sono questi hamburger qua di pollo, penso sì, no, scusate, prosciutto cotto e mozzarella, che pollo, prosciutto cotto e mozzarella. Mi pare che stanno sull'euro e qualcosa di solito, poi questi spesso si trovano pure in offerta all'Eurospin. E sono per fare un contorno veloce, tipo a pranzo magari uno di questi qua. Questi sono 75 grammi ognuno e la confezione sono 150 grammi. Non lo so, io non ci vado tanto appresso, però magari, cioè, a lui piacciono, quindi li prendiamo pure spesso a casa, perché questi piacciono tanto a nonna, a mio padre, insomma, quindi pure a casa li prendevamo per un secondo veloce. Poi alla fine pure questi qua ci stanno additivi, cose. Però io dico sempre, una tantum non uccide nessuno, ecco. Funghi misti questi qua, li ho presi, questi mi piacciono tanto sia da mangiare da soli come contorno e sia per fare il risotto. E quindi ho preso questi. Poi le melanzane, queste qua grigliate. Allora, queste melanzane grigliate dell'Eurospin io ve le straconsiglio perché sono quelle praticamente a fette. E di solito ci faccio o la parmigiana light oppure un contorno così veloce. Quelle sono molto molto buone.
Poi andando avanti, sempre all'Eurospin, ho preso il riso questo basmati. Io ve lo straconsiglio questo riso. Mi pare che non ricordo precisamente quanto costi questa confezione, però vi dico che il prezzo che ha l'Eurospin sul riso basmati per una confezione di 2 kg è veramente competitivo. Cioè, e poi il basmati, cioè il riso di per sé è buonissimo. A me cioè il basmati piace, così come piace il riso Roma. Questo qua è proprio buonissimo e leggero. Infatti mi ricordo che pure la mia nutrizionista me lo consigliava sempre. Poi ci sono i fiocchi di frumento e crusca, questi qua hanno cambiato la confezione. Voi lo sapete che io questi li prendo spesso perché sono tra i cereali, diciamo che i cereali di solito non sono proprio l'ideale. Però per cambiare ogni tanto a colazione, questi qua io ve li straconsiglio perché sono tra i più dietetici che io abbia mai provato. Difatti hanno soltanto 356 calorie per 100 grammi e poi pure a livello insomma di zuccheri sono abbastanza bassi, quindi onestamente diciamo che a me piacciono questi qua, ve li consiglio. Ovviamente non sono come i fitness al cioccolato, bla bla bla, però ragazzi, si deve trovare un compromesso. Uova fresche da allevamento a terra, 10 uova medie. Queste qua noi le prendiamo sempre all'Eurospin. Ci stiamo trovando bene sia come prezzo che come qualità. Poi in offerta 1,10 euro mi sembra, ho trovato questi datterini. Sono 300 grammi, io questi qua li userò per fare una pasta con i pomodorini, quindi mi piacciono, solitamente questi sono molto molto dolci, poi vedremo come escono. Poi abbiamo fatto scorta di fagioli cannellini perché questi qua dell'Eurospin sono tra i migliori per quanto mi riguarda, almeno questi sotto, diciamo, nei barattoli. Poi ancora fagioli questi qua rossi, che pure sono buonissimi. Di solito io o ci faccio pasta e fagioli oppure faccio i fagioli con il sugo per fare una specie di contorno secondo, così. Quindi insomma avete capito. Poi pecorino romano DOP. Allora, a chi piace il pecorino, io vi consiglio questo dell'Eurospin perché costa poco e ha veramente un sapore bello intenso, quindi questo dell'Eurospin insomma grattugiato è quello là che abbiamo trovato tra quelli grattati un pochino più bello intenso come sapore. Ne abbiamo provati anche altri sempre pecorino così grattugiato di marche anche più blasonati, però non ci piaceva, insomma questo qua lo prendiamo spesso proprio perché c'ha un bel sapore. Poi ancora ho preso il cacao amaro, questo qua in polvere, perché insomma delle mattine faccio tipo i pancakes, oppure ho pensato di prendere il bianco d'uovo e fare magari qualche tortina più semplice, più light fatta in casa e ho preso proprio il cacao, questo qua amaro, è buono pure per fare la cremina al cacao sui pancakes, insomma, quindi così. Vado avanti, ancora ho preso, ci sono altri fagioli, fagioli, fagiolini, fagioli. Poi questa qua è una cosa che vi straconsiglio. Allora, peperoncini piccanti, questi nel barattolo di Delizie del Sole. Praticamente questo è in olio extravergine di oliva. Raga, è buonissimo, cioè veramente si sente, vi dico che questo qua è potente. Per me che sono un amante del peperoncino, veramente questo sulla pasta è una cosa eccezionale. E sono veramente piccanti, cioè no, quelle cose che sanno di peperone praticamente. Questi sanno veramente di piccante, quindi se volete un peperoncino piccante economico e vi piace così, prendete questo qua perché è veramente buonissimo. È il secondo che prendiamo. Poi altra cosa che vi straconsiglio è la cioccolata fondente, questa qua dell'Eurospin. Noi abbiamo preso questa all'85%, c'è cioè sia al 75%, al 90% pure se non erro. Abbiamo preso questa all'85% che è pure bella amara, però è straconsigliata perché questi prodotti dolciando a noi piacciono tantissimo.
ed è anche molto economica come cioccolata, quindi buona. Poi abbiamo preso le fettine, queste qua light, perché io con queste qua ci faccio, no, queste costano pure poco, mi pare sui 90 centesimi. Ci faccio la parmigiana light, quindi con le melanzane quelle là, oppure magari qualche volta per arricchire un contorno tipo sugli spinaci, insomma, ci mettete una sottilettina e magari prende un pochino più sapore. E poi abbiamo preso ancora altri fagioli. Ah no, ce l'avevo lo scontrino, ecco, vedete, ce l'avevo lo scontrino. Comunque, vabbè, cioccolato fondente 1,19 euro, infatti ve l'ho detto che sono molto economiche. Le uova 1,69 euro, ragazze, quindi effettivamente vi dico che per 12 uova è poco. Vabbè, fiocchi 1,35 euro, va bene. Che cosa mi sono dimenticata? Ah, i peperoncini, questi qua, 1,49 euro questo barattolino. 1,49 euro di bontà, perché sono veramente buonissimi. Poi beh, abbiamo preso l'acqua, le melanzane grigliate 1,79 euro. Vabbè, comunque vi dico che i prezzi dell'Eurospin sono molto competitivi. E poi abbiamo preso questi che sono, pure ve li consiglio, la macedonia di verdure cotte a vapore. Quando non avete tempo e volete un contorno veloce, questi qua sono buonissimi. Quindi a me piace, insomma, all'interno ci sono piselli, mais, fagioli, se non erro, vediamo un po'. Non ricordo se ci sono pure i fagioli, però vabbè, non c'è, cioè c'è scritto, ma io non lo riesco a vedere perché sta messo storto sto coso. Comunque ci sono piselli, mais, insomma, è un contorno, insomma, di verdure. Che se andate di fretta lo riscaldate un po', un pochino di olio e avete fatto il contorno. E poi ho preso per, ecco, questo qua è ottimo perché praticamente è il cosino che si usa per la lavatrice per evitare, io ho notato che qua l'acqua è molto calcarea e è proprio l'anticalcare per la lavatrice. Ha un prezzo molto concorrenziale perché praticamente questo qua, mi pare, ecco, è 1,49 euro ed è un bottiglione gigante. Il Calgon, che io onestamente non ci capisco la differenza, dovrei farvi parlare con la lavatrice perché io, però costa di solito tantissimo. Quindi se cercate un anticalcare per lavatrice economico, da Eurospin costa poco perché io questi qua li trovo veramente di solito anche a 4 euro, cioè prezzi esorbitanti per un anticalcare. E vabbè, regà, nulla, questa è la spesa che abbiamo fatto. Stiamo facendo un pochino di spesuccia per rimpinzare un pochettino il frigo perché avevamo finito tutto. E niente, spero che questo video sia stato utile. Insomma, magari datemi sempre consigli su come cucinare le cose perché io sono una chiavica in cucina. Quindi magari mi dite, non lo so, qualcosa, consigliatemi qualcosa che utilizzate voi, che comprate da Eurospin, al Carrefour, non lo so. Comunque, ogni commento è bene accetto, lo sapete. E non vi dimenticate di mettermi il pollicino in su se questi video vi sono utili. E nulla ragazzi, ci vediamo in un prossimo video se vi fa piacere e a presto. Ciao!